Benvenuti alla nuova puntata di GCN Italia, altra puntata speciale sull'allenamento indoor. Oggi andremo a allenare un po' la resistenza, faremo un allenamento indoor di un'ora, un'ora ragazzi! Quindi stiamo concentrati, oggi saremo in compagnia sempre di Yuki, il presentatore di GCN Japan, James, detto Hank, presentatore, uno dei presentatori, dei tanti presentatori di Global Cycling Network, il GCN originale. Poi abbiamo le nostre ragazze che ci accompagnano, abbiamo Hanna, Lucy e Emily che oggi si alleneranno con noi. Allora, vi spiego brevemente che cosa andremo a fare. Riscaldamento che è già iniziato, mancano 4 minuti prima di iniziare a fare sul serio. Facciamo girare le gambe tranquilli, dobbiamo iniziare a sudare leggermente. E inizieremo con 3 minuti a 110-120 pedalate, un'intensità intorno al 70-80% delle vostre possibilità, non dobbiamo andare eh, a spingerci oltre, eh, dobbiamo sempre avere un margine di spinta, quindi intorno al 70-80%. Un rapporto se Avete stato usando la vostra eh, bici in casa intorno al 52-21. Quindi 52-52-21 faremo i primi tre minuti al 70-80%. 110-120 pedalate. Però importante go godersi questi ultimi minuti di relax. È un allenamento che va... A farci bruciare molto anche se eh, parliamo sempre di un'ora di attività però alleneremo un pochino la resistenza eh, potrebbe essere utile per eh, persone che si allenano molto in bici magari non sono uscite a uscire per via del maltempo eh, o del freddo quindi eh, possono fare una specie di allenamento di mantenimento mentre per chi non è solito allenarsi tantissimo, può essere comunque un ottimo allenamento per debellare i sensi di colpa perché ci avviciniamo alle feste, magari siamo già nel primo delle feste natalizie, quindi ci scappa la bevuta extra, ci scappa eh, la cena, il pranzo dove andiamo a mangiare un po' di più e quindi con questo Retta in compagnia andremo a cacciare via! I sensi di colpa almeno lo spero per voi. Scherzi a parte, sto pedalando sempre su il Wahoo! Kicker, una, un gioiellino per quello che riguarda gli allenamenti indoor, potreste, come dicevo, ho già detto altre volte regalarvelo perché è veramente utile se avete qualche soldino da parte, ma iniziamo a concentrarci perché stiamo entrando nel vivo di questa sessione di allenamento indoor. Manca un minuto e venti all'inizio dell'allenamento. Dell Iniziamo a fare sul serio. Mi raccomando, non fatevi prendere la mano. Tenete sempre un po' di margine, 70-80 per cento. Non dobbiamo trovarci a metà del training che siamo a corto di energia dobbiamo sempre tenere quello spazio che ci eh, distacca dal, dal pieno regime quindi mi raccomando ve lo ripeto più volte per essere sicuro che lo facciate nel modo migliore intanto diamo un'occhiata all'orologio 40 secondi 40 secondi guys uh, 110 20 cadence RPM, ok, 100. Eh, Hank ride, però cioè, Hank bisogna farle bene le robe, cioè, se no, non si fanno 110-120 pedalate. Attenzione! Ci siamo ormai, eh! Mettiamo il 21, è iniziato il countdown per i primi 3 minuti più intensi. Siamo già 5, 4, 3. 2 1 via Iniziamo Portiamo la cadenza a 110 120 Vedete come il fisico sta già reagendo, eh? Io sento già la sudorazione che è partita. Già è partita dal riscaldamento, quindi sono a circa 100 11 pedalate, dobbiamo stare in quel range. 110-120. Magari in tanti non sono abituati a pedalare con questa frequenza, però questo allenamento ci obbliga a fare in questo modo, quindi portate pazienza, so che magari non siete amanti della pedalata troppo agile, ma poi andremo a indurire la spinta dovremo quasi simulare delle brevi salite. Il prossimo step sarà sempre al 70-80 per cento, però butteremo giù una marcia un dente in più, quindi andremo con un 52-19. Dico le l'indicativo per avere comunque le idee più chiare. Dobbiamo però a finire. La prima sessione, il primo step di tre minuti. Abbiamo già passato il minuto e mezzo. Oggi mi sono fatto una borraccia di sali minerali. Che visto quanto si suda, sono sempre utili. Ricordatevi i sali minerali, che visto che hai fatto anche te la borraccia, bravissimo. Allora siamo Quasi a un minuto dalla conclusione del primo step, prossimo step, 52, 19, 100, 110 pedalate. Next step, 100, 110, cadence, RPM, ok? Ok, Anna? Perfetto, bravissimi. inizia il countdown ci avviciniamo ai 30 secondi prima di indurire il rapporto inizio a gocciare dal naso piano piano ma sono abituato attenzione 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 e alle induriamo il rapporto dobbiamo usare un 52 19 100 Io sono a 100 pedalate spaccate, eh. un orologio, un orologio svizzero. 100 adesso 102 Comunque mi raccomando tra 100 e 110 non andiamo sotto per quelli che non sono amanti del pedalare troppo agile, forse saranno più contenti adesso. 105 pedalate. Guardate, Anna, fresca come una rosa, non sta neanche faticando, sto faticando più io. Non è che qua alla fine sono l'unico che spinge sul serio, eh. Vabbè, comunque voi da casa fatelo nel migliore dei modi, seguite. Indicazioni e vedrete che ne varrà la pena. Finirete questa ora di allenamento stanchi ma soddisfatti. Tanto ne approfitto per bere. Continuate così nella vostra azione. Prossimo step, altri 3 minuti. Il rapporto che dovete mettere sarà 1,52-17, 90-100 pedalate. Quindi le pedalate al minuto calano, ma andiamo a indurire il rapporto. Quasi come se stessimo facendo una salita che sale per gradi. Non so se siete amanti delle grandi salite io non tanto <ride> la sudata però è molto simile a quando fai un salitone <ride> in pieno sole che non è neanche un filo d'ombra continui a grondare proprio fradicio bagnato fradicio ci avviciniamo 40 secondi tra una chiacchiera e l'altra <ride> Siamo già al prossimo step, eh? quindi concentrati, Guardate di mettere giù un altro dentino, 90, 100, ok Hank, 20 secondi, e andremo a mettere giù un altro dentino, la salita inizia a diventare più ripida, diciamo che è ancora una pendenza accettabile, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, giù un dentino, giù un dentino, quindi adesso siamo a 90, 100, in questo momento 93 pedalate, 94, guardate il minuto, sgranchisco un po' il sedere perché potete farlo anche voi, eh. non dovete stare... Statici sempre con sedere incollato alla sella. Potete muovermi, tanto pedalate comunque. L Importante è che segnate la cadenza tra 90 e 100. Beh, che un minuto se n'è quasi andato. Abbiamo appena iniziato, quindi non fatevi prendere dallo sconforto, restate qui con noi, a soffrire in compagnia. Diciamo che farlo in compagnia, anche se vi trovate a casa, vi incontrate con un amico che vuole fare anche lui un po' di indoor, magari guardando il nostro video, <ride> vi renderete conto che la sudata, lo sforzo fatto da un'altra persona è più piacevole, e diciamoci la verità, il tempo passa anche più in fretta. Praticamente io sto intrattenendo voi, ma sto intrattenendo anche me stesso e i miei colleghi qua nella seduta. Non è facile continuare a parlare perché l'intensità comincia a essere un pochino più severa. Adesso devo mettere il 16. Sono finito a questo minuto. 52 16 80 90 pedalate è come se la salita piano piano ci portasse delle pendenze sempre più dure la stiamo simulando praticamente la sudore negli occhi scusate va fatica guys 80, 90, cadence, Ho avvisato anche i miei amici. 30 secondi, 30 secondi, inizia il prossimo step. 80-90 pedalate, 20 secondi, concentrati. In countdown. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù! Un altro dente! Qui teniamo le 80 pedalate circa, massimo, massimo 90. Ma teniamo, vi consiglio 80-85. Simuliamo proprio la salita. 5 pedalate. Abbiamo ancora tanti step da fare. Eh? Poi però, tranquilli. Sarà anche il recupero a metà della sessione, troveremo i nostri 4 minuti di relax, per modo di dire. Perché ovviamente si continua a pedalare, però è più un accompagnare i pedali, sono sicuro che sarà piacevole. Tutto bene, ragazzi? All good? Non risponde nessuno, li vedo in difficoltà. Enk ha già le convulsioni, quindi ci stiamo allenando bene. No. Sono più stanco io di Enk. Yuki, all good. Tutto bene Yuki. Abbiamo un altro step, è ancora lunga prima di arrivare al ristoro. Il prossimo step è tra 70-80 pedalate. 52-15 Le pendenze iniziano a diventare più moleste, cari amici. Avete voluto la bici e adesso si pedala e si fatica tutti insieme. Poco più di un minuto. Al prossimo step. Quindi 3 minuti a 70 pedalate. 52, 15. Lo so, fa male, ma va bene così. Non preoccupatevi. Di fatica non è mai morto nessuno. Uh. Attenzione, 30 secondi al prossimo step. Concentrati. Abbiamo ancora due step prima di recuperare. 15. Facciamo il countdown ragazzi. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ale, 70 pedalate. 70 pedalate ragazzi, 70. Guardate il lago che sto facendo qua sotto. Dai, penultimo step. Abbiamo quasi scollinato. La prima salita mettiamola così, Devo calare un po' le pedalate, sì, comunque sono, sono sempre tra le 70 e le 80, va bene. Cosa importante, lo eh? ripeto, magari vi siete fatti prendere la mano, non dobbiamo andare al 100%, non dobbiamo andare a fare uno sforzo massimale, teniamo sempre margine, eh? Quindi Controllate le pedalate, state concentrati, se vogliamo fare un buon allenamento è fondamentale non andare oltre, non fare tre minuti a 110% ragazzi, seguite quello che dico. Prossimo step tra le 60 e le 70, manco un minuto e 30 all'inizio della prossima rampetta, chiamiamola così, come se fosse un'altra rampa di questa salita così fastidiosa nel pieno del sole, non c'è ombra, non c'è niente, siete solo voi con la vostra bici. che anche il 70-80% è impegnativo, eh? non è che si scherza, <ride> non si scherza per niente, però sarebbe peggio essere sotto il sole cocente di agosto, in una salita magari dispersa nello Utah, nel Colorado, ci sono stato per la bici non ve lo consiglio, anche perché sei sempre a oltre 2000 metri sempre in affanno, soprattutto se sei un po' pesante, insomma non è il massimo. Allora, mancano 30 secondi al prossimo step, metteremo giù un altro dente, quindi parliamo di un 52-14, stare sulle 60 pedalate circa. 65, comunque il range è 60, 70, 5, 4, 3, 2, 1, Ale, altro dente, 3 minuti a 60, massimo 70 pedalate, ma se tenete le 60 è meglio, E qui per adesso ne ho troppe, devo calare leggermente, numero di pedalate. Tendo a pedalare più acido del normale, devo darmi una controllata. Intanto, anche se sono in piena salita, bevo un goccio. Anche i miei compagni li vedo molto impegnati. Hanna non suda, non so perché c'è un sistema di eh, ariazione interno, non lo so, beata lei. Io. Sto sudando per 4. Se sono a 70 di nuovo, devo tenerle le 60. Ragazzi, siamo al penultimo step prima del recupero di 4 minuti, con rapporto libero ad accompagnare i pedali. Quindi non vi lamentate, tenete duro perché abbiamo scolinato buona parte di questa salita ipotetica, questa seta che abbiamo inventato del bel mezzo dello Utah. Un minuto e trenta. vi ricordo, nel prossimo step andremo a mettere un altro dente, quindi facciamo di riferimento a un 52, 13 più o meno 50 pedalate. La seta si sta indurendo sempre di più ragazzi, ma la seta non è eterna. Arriva sempre il momento in cui si arriva alla vetta, inizia la discesa, basta solo resistere. Vi consiglio di mettere un panno in casa se state facendo questa sessione di allenamento perché allagherete completamente il pavimento quindi ragazzi è il caso di mettere un pan un tappeto e poi magari convivete con qualcuno col proprio compagno o compagno potrebbe anche nervosissimo attenzione mi sono perso in chiacchiere mancano 20 secondi 20 secondi adesso all'ultimo step prima del recupero quindi siamo al countdown. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Go! 50 pedalate ragazzi. Eh. Qui siamo questo lo zoncolane. Eh? Però non dovete andare a tutta, mi raccomando. 50 pedalate. Ragazzi 50 RPM 50 e qua battono la fiacca i miei colleghi eh devo tenerli stimolati anche io sinceramente ho qualche pedalata in più sto facendo fatica eh cioè, non è che sto fingendo quel rapporto è abbastanza esigente però mancano ancora Poco più di due minuti, poi andremo a fare quattro minuti di recupero, rapporto libero, quindi avete la possibilità di recuperare nel modo migliore per affrontare poi il resto dell'allenamento, chiamiamolo il resto della salita. Quindi tenete duro, continuate a sudare, buttate fuori le tossine, buttate fuori lo stress, la bevuta che avete fatto ieri o la mangiata con gli amici, bevete i sali. Oggi ho optato per una borraccia di sali, visto quello che tutte le volte che mi alleno indoor butto fuori. Quindi un minuto e trenta poco meno, meno alla fine di questa di quest'ultimo step, di questa ultima rampetta, tenete duro. Io sto tenendo le 55 pedalate. Uh. Se vi sentite troppo agili potete mettere giù un altro dentino, dovete indurirlo, non dico al massimo, ma dovete tenere le 50 perlate e, st e stare al 70-80%. Quindi dovete regolare, regolarvi in maniera autonoma anche. 50 secondi! E poi troveremo finalmente la discesa! il recupero tanto tanto che tanto abbiamo aspettato scusate non trovo le parole facilmente sono impegnato come potete notare e quindi 30 secondi and after recovery guys ragazzi veramente duro hank veramente è impegnato guarda guarda che sforzo che sta facendo power hank allora Inizia il countdown, eh? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inizia la discesa ragazzi. Inizia la discesa. Codetevi oh. questo momento di relax perché abbiamo... In programma altri step da fare, dobbiamo fare ancora delle, dei tratti da 4 minuti, il primo tratto da 4 dopo il recupero sarà con il rapporto eh, non dico più duro, ma il rapporto impegnativo 13-14, 52-13-14 come se la discesa finisse e magari so, iniziasse un altro un pezzo di salita molto duro, che poi sono quelli peggiori, perché tu finisci la discesa, ti sei rilassato, sei bello tranquillo, trac, hai ancora eh, l'antivento perché ti è anche venuto freddo e ti trovi questa rampa mortale, secca, quasi senza preavviso. Come andiamo, ragazzi? Tutto bene? Yuki, Anna dice di no. Yuki! Eh, ridete adesso perché fra un po' non si ride più, eh! eh. Ridi, ridi, Yuki! Ancora due minuti e trenta ragazzi! 2 minuti e 30 of recovery! Recupero, godetevi questo ultimo momento di relax! Dai, il grosso comunque è fatto, dai! Non voglio illudervi, però stiamo andando bene. Sono sicuro che a casa vi state facendo coinvolgere dalla nostra energia. Adesso alzo un pochettino il sedere perché sono stato troppo seduto, eh. Abbiamo passato. Hank. Hank sta ridendo. Hank anche lui alza il sedere perché sennò sente dolore. Comunque, ve lo voglio dire, siamo. Quasi a metà dell'allenamento, ancora abbastanza lunga, però so che ce la potete fare. Non scoraggiatevi, continuate a stare qui con noi. Fate girare le gambe adesso, che bisogna recuperare. Bisogna, eh, diciamo, riossigenare un po' i muscoli che abbiamo maltrattato. È una specie di massaggio che gli facciamo, un rapporto agile, che. Ci permette appunto di eh, ristabilire un pochettino le nostre eh, energie, le forze che abbiamo eh, impresso sulla bici. Manca un minuto, un minuto, 60, 70 rpm, 60-70 pedalate rapporto 14 o 13 vedete voi dovete tenere eh, 60-70 pedalate 60 meglio con un rapporto 52-14 quindi vuol dire che la salita sì è pendente ma in questo caso se teniamo le 60-70 pedalate è una pendenza umana una pendenza che non è troppo invasiva e che possiamo affrontare nel modo migliore senza spaventarci Intanto io continuo a grondare. Attenzione! Siamo vicini al countdown dei 10 secondi. Adesso iniziamo a mettere giù i dentini. Ale 5, 4, 3, 2, 1, alle 4 minuti, 60 pedalate! Mi raccomando, 60 pedalate al minuto, 4 minuti, sempre vi ricordo tra il 70 e l'80%, non dobbiamo spingere a fondo, non dobbiamo andare a tutta, dobbiamo tenere sempre quel margine intorno al 20-30%, 25%, no. così sono più chiaro. Comunque, questo è un esercizio che vi aiuta anche a conoscere il vostro corpo, le vostre sensazioni. Magari la prima volta non sapete gestirvi. Non sapete qual è il vostro 70-80%, dopo questa sessione lo imparerete. Perché se andate al 100-110 all'inizio, non, non siete più capaci poi di finire la sessione. Quindi lo imparerete sulla vostra pelle. Si migliora un po' alla volta anche dagli errori. Bevo un altro cucchiaino, già ampiamente a metà, metà sessione di allenamento, metà borraccia. Abbiamo già fatto un minuto abbondante, 60 pedalate mi raccomando, adesso sono tornato ad essere abbastanza preciso anch'io, 60 pedalate. Hank è sempre fuori sella, sempre sui pedali, scendendo all'inizio il sedere Hank. Hanna, mani basse, testa bassa e menare. You are doing good, Anna, no worries. Yeah. Siamo quasi a due minuti di questo step, ne abbiamo ancora molti, ragazzi. Non demordete, soffriamo anche noi con voi. Non stiamo recitando, ma ci stiamo allenando in tempo reale con voi da casa. Quindi noi andiamo fino alla fine, andate fino alla fine anche voi, chiaro. Scherzi a parte, grinta, un minuto e trenta circa inizierà il prossimo step che vi ricordo sarà con il rapporto un dente più agile, quindi intorno al 15 più o meno, pedalate tra le 70 e le 80. Next step, 70-80 rpm. Ho comunicato anche ai miei amici. Adesso sto viaggiando giusto. 60 pedalate. Sono al mio 70% buono. Un minuto. One minute to the next step. La salita torna. A impennarsi, ma non troppo, perché alla fine... Comunque le pedalate eh, sono più agili, quindi vuol dire che la sita da respiro diciamo, dovremmo andare a 70-80. Quindi ragazzi vi posso dire che il peggio è passato. Quindi state tranquilli, possiamo arrivare alla fine senza problemi. Il peggio se n'è andato. La sita diventa più leggera e fra un po' poi si scollinerà di nuovo fino a casa. 20 secondi! Inizia il countdown! Dovremmo alleggerire quindi un dente? Eh? Teniamo su un dente quando scadano questi 10 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alleggeriamo. 70 pedalate. Teniamo le 70 pedalate al 70-80% delle nostre forze. Mi raccomando, io continuo a parlarvi col mio microfono tra la via di mezzo tra Ambran Giolini, Dionella Rai e Britney Spears. Mi sento anche un po' una cantante, un artista. Ma invece sto faticando per voi. Qui non si scherza, c'è una pozza d'acqua incredibile sotto la mia faccia. Quindi, qua si fa sul serio. 70 pedalate, mi raccomando, 70 Hank, 70 pedalate, Yuki, 70, Hanna 70. Lucy, Emily, all good? Tutto bene? Sì, dalla faccia non sembrerebbe però. <ride> ha detto un po', sì, sì, i denti stretti, sì, sì. sì, sì. Uh -huh. Magari mi era malato anche a quel paese però. Anche voi da casa magari <ride> vi state arrabbiando con me, vi faccio fare questa sudata, state magari sporcando tutto il pavimento di sudore, state anche emanando un certo odore. Io sto emanando, ma è normale, eh. si suda e non, non puoi avere un buon odore quando sudi e fai fatica. Però pensa che stai buttando fuori tossine, alcol, cibo grasso, pensalo così. Ti aiuterà a fare fatica più volentieri, quindi non demordere, e poi ti ripeto, adesso vi ripeto a voi che ci state seguendo, che la discesa, la salita, scusate, eh, sta diventando sempre meno dura. L'intensità calerà, finiremo più in leggerezza, quindi il grosso l'abbiamo ampiamente fatto, non vi preoccupate. Quindi, quando finiranno questo finirà questo minuto e 45, ancora a questa intensità, a 70 pedalate, andremo ad alleggerire ancora il rapporto di un dente e dovremo tenere le 80, 90, un 52, 16 circa, quindi sono un pilino sotto le 70, eh. inizio a farsi sentire la fatica anche per me, sono veramente impegnato, eh. Era una vita che non facevo un allenamento così lungo indoor. Sono più abituato a queste sudate. Guarda, Hank, rosso, un peperone rosso colore GCN Jersey. <ride> Ma questa salute, Hank. Don't worry, be happy. 50 secondi al prossimo step, attenzione. Concentrati, concentrati al prossimo step, quindi 80 pedalate e alleggeriamo un dente, quindi un pochino più agili, 80 pedalate. Dai, che siamo quasi alla fine, quasi. Potete pensare che il grosso l'abbiamo fatto, però bisogna portare a termine l'allenamento. Inizia il countdown. 15 secondi al prossimo step. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale, alleggeriamo un altro dentino. 80 pedalate. Dobbiamo tenere massimo 90, ma... Meglio stare più verso le 80, che verso le 90 per il bene dell'allenamento. Facciamo le cose fatte bene, mi raccomando. Io sono anche andato sotto. Adesso, 80. Adesso sono 80 giusto. Tengo sempre controllato le mie RPM, le mie pedalate. Voi se non avete il contrapedalate potete andare a sensazioni. Guardate un po' noi come fatichiamo. L'importante è fare attività. Compagnia, di divertirsi. Ci avviciniamo ai tre minuti per andare al prossimo step, poi alleggeriremo ancora, appunto, il rapporto. Terremo le 90 pedate circa. La salita sta spianando sempre di più, eh? quindi abbiate fede: c'è sempre un sole esagerato che vi spacca la testa. <ride> e vi fa sudare come bestie guardate come sono ridotto e quindi fate pazienza però dopo ci sarà il tanto ambito riposo relax stasera potete andare a letto con qualche senso di colpa in meno anche se avete ceduto a certi stravissi con questa oretta bella intensa fatta con noi, sempre tanto aperati, mi raccomando anche voi, non fatto il furbo perché qua dobbiamo dare il buon esempio, non è che possiamo dire fai così cosa e poi fai finta di spingere, no ma stanno spingendo, eh? sono meno sudati di me, però dai, stanno spingendo abbastanza, sono passati i due minuti che ci separano. Dal prossimo step che andremo a fare, andremo ad alleggerire quindi la cadenza. Ripeto: andiamo alle 90 per ripeto un'altra cosa: 70-80%. Imparate a gestirvi se non, se non siete abituati a utilizzare cardiofrequenzimetro, VAT. Con la pratica, si migliora. Piano piano, guarda, mi sto distraendo, sono andato a 78 pedalate. Se ti distrai, vedi, è un attimo, eh, Hank. Inutile che ridi, te non stai neanche sudando. Push more, come on, Hank. Dai, andiamo. Siamo quasi a un minuto dal prossimo step. Sono inizio ad essere provato. Qua ridono perché non stanno spingendo come spingo io. Però va bene lo stesso, io sono qui con voi, soffro con voi, mancano quasi 40 secondi al prossimo step. La sita si sta sempre alleggerendo di più, bisogna tenere duro ragazzi, è qui che si fa la differenza. Dobbiamo arrivare a fare questa ora di allenamento indro, abbiamo passato anche 30 secondi, 90 rpm. Guys, inizia il countdown, countdown, siamo a 15 secondi, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alleggeriamo ancora, 90 pedalate, dai che siamo quasi in cima, 4 minuti. A 90 pedalate, al vostro 70-80%, mi raccomando, gestite anche voi il vostro cambio, non deve essere troppo eh, fissa la cosa, cioè dovete, in base allo sforzo che state facendo, le pedalate che dovete fare, dovete regolarvi. Io sono alle 90 spaccate. 89,90, oh, perfetto, sto soffrendo, ma continuo a tenervi compagnia, magari per qualcuno risulterò anche troppo pesante, non lo so, però io preferisco tenervi compagnia, magari pensate anche a me alla fatica, eh? chi lo sa. Tre minuti al prossimo step, incontriamo a leggerire ancora. Il rapporto saremo sulle 100-110 pedalate. Inizia praticamente un falso piano. È quasi un falso piano che a tratti tende anche a scendere. Quindi, il gioco è quasi fatto. Eh? Due minuti e 30 Al prossimo step, buttiamo fuori queste tossine. Hank, come stai? Anna. Non, non mi rispondono, all good? Eh, yeah, more or less, più o meno. Eh, se guardate il mio tappeto è loro, guarda c'è una differenza proprio a livello di litri. Bevo un altro goccettino, sempre attenzione alle pedalate. però. Eh, Cioè, bevete, ristoratevi con acqua e sali, come sto facendo io, però sempre tenendo d'occhio di riguardo le pedalate, dobbiamo tenere sempre le 90, ancora per un minuto e 40 circa. Dai ragazzi che ci siamo, il peggio è andato, siamo nell'ultimo quarto d'ora di allenamento, quindi questo dovrebbe darvi più motivazione più grinta, dovete avere voglia di finire nel migliore dei modi questa sessione di allenamento indoor. Dopo, mi raccomando, al 100 pedalate, ma noi alleggeriamo ancora, siamo a un minuto, un minuto al prossimo step, in cui useremo ancora un rapporto ancora più agile di un dente. Torneremo a tenere le 100 pedalate, 100, 105, non più di 110. Mi raccomando, un'altra sorsata e poi inizio a godermi la parte finale di questo allenamento. Dai, ragazzi, dritta, concentrati. Abbiamo passato i 30 secondi. Al prossimo step, concentratissimi, dai, siamo nell'ultimo quarto pieno, ultimo quarto d'ora di fatiche. 15, al prossimo step, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alleggeriamo ancora, alleggeriamo ragazzi. La discesa sta per arrivare, discesa piena. Non ci siamo ancora perché ci tocca ancora spingere abbastanza. Dobbiamo restare ancora al 70-80%. Enke, continua a ridere. Mi sta deridendo perché eh, c'è una pozza di acqua infinita qua sotto. Perché io spingo su se, io spingo con voi ragazzi! Cioè, non ci sono trucchi! Qua si lavora sodo contro il grasso, i sensi di colpa, contro una vita sedentaria. Ragazzi, tutta salute. Vi gioverà, attenzione, parlando vedi cosa succede, che poi vado, non tengo le pedalate giuste. visto? Predico bene e raffero male. Quindi torniamo alle 100 pedalate. Dai, Ana, dai il buon esempio. Abbiamo altri due step eh? in cui andremo ad andare sempre più agili. Quindi grosso è fatto. Magari è più difficile tenere il culo, il sedere, scusate, voi dalla sella, perché andiamo molto agili. Se certo pedalate inizia ad essere una bella cadenza. Yuki! Dai-Jobo! In giapponese dai-Jobo vuol dire tutto bene. Ha detto che va tutto bene. Push more, Yuki. Motto, di più, di più. Fatti valere. Vedere che i giapponesi soffrono. Lo possiamo soffrire. Dai Yuki, due minuti al prossimo step in cui alleggeriremo ancora il rapporto, dai ragazzi. Sempre tenendo un occhio alle pedalate, bevo ancora un goccino di sali. 70-80% delle vostre possibilità. È normale sudare perché gira poca aria, quindi anche se andiamo a 40-50, non così, suderesti tanto lo stesso. Però mi raccomando, eh. facciamo le cose fatte bene. Dal momento che abbiamo iniziato, a pedalare, a fare questa sessione di training indoor, bisogna farla fatta bene. Abbiamo preso un'ora del nostro tempo, dopo una lunga giornata, magari stressante o una giornata veramente difficile, avete bisogno di scaricare la mente e quindi portate a termine la vostra mission, la vostra missione di fare attività quest'oggi. 50 secondi! Ready for the next step? Pronti? C'è una ragazza inglese, parlano italiano, sì, dicono sì, meglio che niente. Allora, andiamo al countdown dei 30 secondi. 30 secondi in questo momento. Poi andiamo al prossimo step. 100 10 pedalate. Andiamo a alleggerire ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e andiamo! Con le 110! 110! Leggeriamo ancora il rapporto di ondente! Cercate di regolarvelo in base alle vostre necessità di spinta, importante vi ripeto, 10-80% tanto, tanto delle vostre possibilità a livello di spinta, scusate, no anche io sono stanco, eh, non sono più lucidissimo, ho perso tanti sali, adesso devo integrare ancora però ho una buona notizia perché dopo questo step ce ne sarà un altro a ah, 120 pedalate quindi agilissimo vuol dire che stiamo pedando in discesa ragazzi ci siamo amici ci siamo e poi non vi avevo detto prima ahimè un minuto a tutto gas, un minutino solo però, un minuto a 90-100% 100, 100 delle vostre possibilità. Però prima concentriamoci sulla parte finale di questo allenamento. Io devo ricordarmi di tenere le 110, vi dimentico. loro allora, ridono, ma non soffrono come soffro io, guys. 2 <ride> minuti e 20 e ci vuole anche ossigeno extra per parlare di continuo come sto parlando io eh? per un'ora di allenamento a questa intensità eh, insomma è dispendioso dispendioso ma siamo ai 2 minuti che ci separano dal prossimo step dove faremo 4 minuti ancora più agili a 120 per late ah, 1,40 anzi vi do una buona notizia Faremo, continueremo con questa cadenza, però il, lo sforzo è davvero corto, un minuto solo, un minuto solo, un minuto e poi un minuto tutta. Dobbiamo fare un minuto a tutta ragazzi, poi recupero. Potrebbe aver fatto confusione ma sono veramente impegnato. 40 secondi, un minuto a tutta e poi defaticamento. È quasi fatta ragazzi, è quasi fatta. È iniziato il countdown. 20 secondi. 19, 18. Quindi 10 secondi, massima intensità, un minuto, 90-100 pedalate ragazzi, rapporto libero, concentrati, rapporto libero tutta, un minuto. Ale, 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 ale. 120 pedalate. Dete le 120 riuscite, lo so siete stanchi sono stanco anch'io non bisogna farlo è quasi fatta 40 secondi alle 30 dai che poi è fatta è fatta ragazzi non ne ho più neanch'io 20. Countdown 10 no. Non mollare, tank. Non mollare. 4 3 2 1 Stop Recupero Ulti. ultimi 5 minuti di recupero, scusate. Sport è stato intenso 5 minuti, davvero al limite. Dopo aver fatto tutto questo tempo a un regime molto alto di fatica, fare un minuto a tutta non è facile. Ma continuiamo a pedalare. E fatichiamo insieme. Hank, are you tired? sei stanco, Hank? You didn't sweat a lot. Non hai sudato tanto, eh? eh? Mettiamo anche rapporti più agili. Il rapporto adesso è libero. Dovete recuperare nel migliore dei modi. Quindi, accarezzate i pedali. Dobbiamo goderci la discesa, praticamente. Dopo tanta fatica, sotto il sole coccente, sotto, non so, l'aria che non gira, perché in salita... Vai a una velocità molto bassa, quindi non ti arrivare, non ti fa respirare. È dura, ragazzi: è dura. Il ciclismo è uno sport faticoso. Però, se l'abbiamo fatta insieme, in compagnia, siamo riusciti a portare a termine questo allenamento. Mi raccomando, finite gli ultimi 5 minuti di recupero. Eventualmente, finite anche la vostra borraccia di salio di acqua che avevate all'inizio. Sorseggiatevela, godetevela. Sperando che sia ancora fresca, con calma. Hannah, all good? Sì. sì. Lucy, all good? No, no good. No. Emily, all good? Sì, quindi parte delle ragazze: due sì, tutto bene, l'altra no. Quindi, come vi dicevo, è un allenamento impegnativo, lo so che magari sono alcuni momenti che. Avreste voglia di fare, di finire, di scendere dalla bici nel pieno dello sforzo, perché quello sforzo è veramente importante. Basta un po' il sedere alla sella per sgranchire anche un po' il fondo schiena. Ah. Visto che stiamo andando verso la fine dell'allenamento, volevo ricordarvi di continuare a seguirci. Seguite il nostro canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mettete like, commentate, chiedeteci quello che volete. Noi proveremo a esordire sempre i vostri desideri, quindi anche le richieste più assurde le valuteremo. L Importante è che non siano esagerate, però. <ride> più che altro spero per chi non, non seguiva il canale prima di oggi, abbia trovato appunto questo. Uh, video interessante per Renata Sindor e magari lo abbia invogliato a, ad iscriversi al nostro canale chissà magari è capitato per caso <ride> nel nostro video gli era stato indicizzato e quindi si è trovato dentro io spero che abbiate gradito anche chi non ci conosceva intanto scorre il tempo di recupero finale accarezziamo i pedali accarezziamoli un minuto e trenta alla conclusione, la cosa importante è dare continuità all'allenamento, che sia outdoor o indoor, la continuità è quello che fa la differenza. Io, se c'è sole e bel tempo, tutta la vita preferisco uscire all'aperto, sia sì, chiaro. però ci sono anche momenti, periodi dove può far freddo, può essere mal tempo. Quindi, se una lagrinta la voglia di mettersi in forma. Un allenamento del genere può aiutare sicuramente. Ma abbiamo passato ampiamente l'ultimo minuto di sessione, godiamoci questi ultimi istanti di relax post-allenamento, anche, anche il rilassamento fa parte comunque dell'allenamento. Eh? Ricordate io finisco la mia borraccia di sali, anche i miei amici hanno recuperato, stanno tutti bene mi sembra anche se li ho visti molto impegnati in alcuni momenti. 20, 20, 20 adesso, 20 secondi alla conclusione ragazzi, colgo l'occasione quindi per salutarvi e mandarvi un abbraccio e dire arrivederci alla prossima puntata. Ciao, salutate anche voi ragazzi, ciao, ciao, ciao. more energy, more energy. <ride>